Ogni ciclo di allenamento si compone di tre fasi: costruzione, potenziamento e mantenimento. Oggi parliamo della fase di costruzione. Detta anche periodo fondamentale, qui si costruisce il motore aerobico. Si aumenta di volume chilometri, si migliorano prevalentemente le qualità di base. Gli allenamenti tipici sono allenamenti lunghi, lenti, atti a aumentare i chilometri. In aggiunta si fanno dei lavori di sprint per aumentare la massima potenza esplosiva, che servirà al corpo a insegnare a coinvolgere più fibre muscolari possibili, che sarà la base per sviluppare la velocità resistente nel periodo di potenziamento. A proposito di chilometraggio settimanale, ecco quello minimo che consiglio per ogni singola gara. Tutto questo lo trovate a pagina 162 del mio libro.